L'allestimento l'ho pensato e poi l'ho disegnato perché faccio anche le scene e quindi l'ho voluto ambientare in una parte della nostra Sicilia che non era la piazza di Vizzini e quindi l'ho voluto ambientare nella nostra zona che è quella là, la Scala dei Turchi, che divide appunto le lacrime del Mediterraneo, le lacrime e il dolore della Sicilia, quindi abbiamo la madre Sicilia e il Mediterraneo che rappresenta le nostre lacrime. Il verismo proprio racchiude tutta la Cavaliere Rusticana, infatti è il manifesto del verismo e quindi la contemporaneità del verismo era quella di immortalare l'azione attuale con la contemporaneità. Ho voluto segnalare in questa produzione tantissimi simboli che ci legano nella tradizione, quindi vedremo momenti di grande tradizione nostra, di cultura siciliana. Io sono un artista siciliano, ma la cosa bella di questa cavalleria è che non inizierà con il giorno di Pasqua, ma inizia con un venerdì santo, un venerdì molto particolare, un venerdì che sarà, diciamo, il presagio, il presentimento di Mamma Lucia. Infatti il suo primo ingresso avverrà proprio nel preludio della cavalleria. Disegnando la cavalleria ho voluto disegnare anche il percorso che volevo in questa cavalleria. Vedremo una santuzza pazza, quindi vedremo una santuzza che in quel momento, come tutte le nostre donne, per amore si maledice, si tradisce raccontando un segreto del paese. Quindi la donna diventa in questo momento, vedremo una santuzza folle che poi ovviamente la regia e gli effetti che vedremo in scena arriverà alla sensibilità del pubblico perché racchiuderà un grande finale. Sì, è un ruolo abbastanza difficile, devo dire, che Lino ha rivestito in maniera importante il ruolo di Mamma Lucia, in maniera simbolica, ha creato delle analogie con la Maria Addolorata, perché in fondo possiamo dire che l'unica vera vittima di quest'opera è proprio Mamma Lucia, che è inconsapevole, si vede portare via un figlio. Maestro Pirolli è una persona estremamente gentile, una persona a modo, che sa come spiegarti le cose, è intelligente, una persona che ha molta cultura e quindi c'è soltanto da imparare. Del resto anche Lino Privitera è un uomo molto forte e determinato con il quale abbiamo lavorato tantissimo. Farò la parte di Alfio in Cavalleria Rusticana, sono molto contento di tornare a Catania, ho cantato qui diverse volte, l'ultima volta è stato Attila di Verdi, sempre molto bello ritrovare questo teatro meraviglioso. Beh, per quel che riguarda Alfio non ci sono tante differenze, devo dire, quindi mi ritrovo un po' nelle produzioni che ho sempre fatto. Ho visto che ci sono dei significati che sono stati introdotti, ma non riguardano direttamente quello che devo fare io. Comunque è così, è abbastanza interessante quello che ha trovato il maestro. Io penso che sarà una donna molto forte e una donna molto fragile, nello stesso tempo quello che deve essere Santuzza sempre. Penso che più importante che sempre rimanerà quello che è
quello che Mascagni voleva di questo ruolo. Era un'atmosfera bella di lavoro, con regista, con maestro, con tutti quanti. Era veramente un'esperienza bellissima, in bellissima Catania. Sono felicissima di stare qui. Penso che forse più bella esperienza che ho mai avuto, considerando che l'acustica è una cosa meravigliosa. Penso che non ho cantato mai nella mia vita in un teatro con un'acustica così bella. E questa volta il ruolo di Lola, che è un ruolo che ho fatto tantissime volte, sia qui nella mia terra, in Sicilia, sia anche fuori, ed è un ruolo a cui sono particolarmente affezionata, un ruolo molto passionale, una donna molto, molto focosa, insomma, tipica siciliana, insomma, quindi mi rappresenta. E la regia è di Lino Privitera, con cui già ho avuto il piacere di collaborare in Butterfly, in altre produzioni, in Cavalleria al Teatro di Taormina, e quindi insomma è per me una grandissima emozione ritornare qui, essere stata chiamata un'altra volta. E ovviamente cantare per la mia Catania è sempre un grandissimo onore e un grandissimo piacere. Una regia molto particolare, devo dire. Quando si sta sul palcoscenico, l'effetto finale in effetti non si capisce bene, perché il pubblico vede tutto l'effetto insieme. Quindi io non mi rendo conto di tutto, però l'immagine è molto bella, anche l'idea del regista mi piace molto. Ma per me è un grande piacere tornare qui, anche perché io sono cresciuto qui. La mia prima esperienza è stata 17 anni fa, circa 2005, ero nel coro. Sono entrato nel coro per un annetto. E poi passo passo, insomma, la vita mi ha portato, dopo tanti anni di coro che ho fatto anche in giro per l'Italia, mi ha portato a fare questo salto, diciamo, in avanti, che è più impegnativo, ma è pur sempre divertente, anche se stressante. Pagliacci è un sogno, i Pagliacci è tutto un sogno di una bambina, come tutte le bambine che sognano da piccole una vita bella, il principe azzurro, la vita reale, una vita fatta di colori, di bellezze. Come tutte le bambine, Nedda, io ho ambientato una Nedda sognante, una Nedda che comunque da piccola sogna una vita diversa. In scena ci sarà una bambina che rappresenterà proprio la vita di Nedda, che tutto si racchiude in una scatola, in una valigia, dove noi tutti raccontiamo e nascondiamo i segreti in questa valigia. Quindi la valigia rappresenta il viaggio, la libertà, la voglia di avere delle cose sue, personali, e quindi stasera si vedranno tante di quelle idee registiche e anche scenografiche che secondo me lascerà a tutti un qualcosa di emozionante. Il coro di Voci Bianche è una formazione di 20 ragazzini in questo caso. Il mio coro è formato da circa 60 ragazzi, però ho dovuto sceglierne 20, ed è formato appunto da diversi bambini di varie scuole di Catania. Infatti è un coro interscolastico. E siamo orgogliosi e molto felici di poter partecipare a quest'opera, l'opera Pagliacci. E i bambini fanno appunto i monelli, ravvivano tantissimo lo spettacolo, perché appunto entreranno in scena quando entra tutto il coro, questo paese che viene ravvivato dalla presenza di questo carrozzone che porta spettacoli, novità, e i bambini sono lì con noi a cantare, a seguire questo spettacolo nello spettacolo.
teatro stasera mi accingerò a cantare I Pagliacci e la mia esperienza su Canio è ventennale perché è tantissimo tempo che lo canto in tutti i teatri del mondo, ma in particolare ci tenevo qui perché il Bellini, come sapete, è il nostro teatro con grandissimo prestigio e io sono pure ancora emozionato dopo tanti anni cantare qua. Con il regista ci conoscevamo già da tempo perché ci fu una Turandot all'Arena di Verona e avevamo fatto già degli incontri. Ora a ritrovarci qua con la sua idea di Cavalleria e Pagliacci, meravigliosamente gestita da lui con le sue bellissime idee. Col maestro Piroli mi sono ritrovato perché appunto noi si era fatta la Ida a Caracalla a Roma. È una persona molto molto valida e io sono felice di ricantare con lui e con i miei colleghi. Il mio personaggio è un personaggio molto bello, forte e anche molto malinconico. La malinconia fa parte dell'intero excursus del personaggio in questa regia. Infatti ci sarà un oggetto legato al mio essere bambina che mi accompagnerà per tutta l'opera. È stato un lavoro molto di insieme. Abbiamo trovato delle dinamiche comuni e questo è importante. Sono felicissima, io sono di Catania, quindi per me è cantare a casa, cantare per la mia città, i miei amici, il mio teatro, quindi sono felice. Poi ho già fatto Pagliacci qui nel 2014 e tornare mi rende felice.